Questa è una storia di mafia. Una mafia che non abita qui, nei vicoli della Palermo vecchia. E non abita qui nemmeno Bernardo Provenzano, il capo dei capi, che è latitante da quasi 43 anni. Cosa Nostra non fa più rumore, non spara, non ha il colore del sangue. Le stragi e le morti eccellenti sono finite. Quando Totò Riina fu arrestato era il 15 gennaio 1993. Gli trovarono addosso un pizzino, un bigliettino con sopra scritto Altofonte, vicino Cava Buttitti, strada interpoderale, ingegnere Aiello. E chi è questo Aiello? Si chiesero i carabinieri. Molti anni della sua latitanza, Provenzano li ha trascorsi a Bagheria, alle porte di Palermo. E a Bagheria c'è Villa Santa Teresa. Guarda che bello qua. Sembra di stare negli Stati Uniti. È un bel giardino. Questo era, come si chiamava l'albergo? Zabar. Hotel Zabar. L'Hotel Zabara era uno di quegli alberghi che nascono in fretta e non si riempiono mai. Caspita, tutto nuovo. È stato Michele Aiello a trasformarlo in una clinica per la diagnosi e la cura di tumori, come ce ne sono poche in Europa. Ho visto morire mio padre di cancro, racconta, e ho pensato di fare qualcosa. Questo è così da quando? Dal novembre 2003. Cioè da quando c'è stato l'arresto di Aiello. E voi lo tenete pulito ogni giorno, immacolato? Com'è? È perché è un gioiellino, guarda qui. Mi fa impressione entrare in un ospedale, in una clinica, come la vogliamo chiamare, e vedere un lusso del genere mi fa effetto. Perché non c'è l'abitudine. Non c'è la cultura. È brutto, invece dovrebbe fare più impressione andare, secondo me, in altre strutture e vedere proprio la cosa morta. Ho capito, ma questo è sempre privato, voglio dire, questo è il ragionamento. Dice, guarda il privato in Sicilia com'è. Poi che è privato, nel senso che poi, voglio dire, in attesa che. In attesa di giudizio, però dico, però alla fine dobbiamo pure dire il vero. Il privato che comunque alla fine investe in positivo. È sempre buono. Sempre buono. Chi era Aiello? Chi sarebbe? Non so se ha letto i giornali, la vicenda legata alle cliniche private, Bagheria, Villa Santa Teresa. Per sentito dire quello che è la vicenda delle cliniche, questa qua mi è venuto qualcosa, però non è che sapevo che veniva a fare queste strade qua. Nel 2000 era l'uomo più ricco della Sicilia e prima di investire nella sanità costruiva le strade interpoderali. Io lo so dire, egregio signore. Ci hanno detto che queste strade le ha fatte Michele Aiello. Non sappiamo che le ha fatte lui queste strade, sappiamo che ci siamo ritrovati a queste strade asfaltate. Noi non conosciamo questo signore Aiello. No, ma di nome. No. Le cose, secondo il pentito Angelo Siino, ex ministro dei lavori pubblici di Cosa Nostra, stavano così. Mia madre ha una proprietà incontrata a Cera. Capitolo di Morreale. In questa proprietà c'è dovizia di strade abbandonate.
Io dissi, beh, cerchiamo di fare la stradella interpoderale perché così noi abbiamo accesso agevole alla proprietà. Che anni siamo, signor Sino? Sì, siamo nel 97. E la chiama è Serafino Morini, dice Serafino, vedi come siamo combinati all'assessorato, perché io voglio assolutamente fare finanziare questa stradella. Gianni, guarda, che per avere fatto la stradella a Gerasa, l'unica persona che ti deve rivolgere a Bagheria. A Bagheria chi? A Eri. Come l'avete trovato voi questa strada, questa? Perché non è che è facile, no, qua. Per niente. Perché no. È internato proprio. Ah, ho seguito proprio le indicazioni del pizzino di Rina. Quando hanno arrestato nel 93 Totorina, Totorina aveva un pizzino in tasca dove c'era scritto vicino cava Buttitti. Buttitta, sì, Buttitta, sì. Michele Aiello al giudice dichiara: io sono una vittima della mafia. Fu mio padre a suggerirmi di costruire le strade di campagna finanziate dalla regione senza gare d'appalto. Per ogni strada prendevamo 350 milioni delle vecchie lire e per ogni strada mio padre era costretto a depositare 7 milioni a Cosa Nostra. Ma scusami, ma è lo che un ingegnere e io devo andare a chiedere a questo, io Angelo Siro, al che il Baccaro mi Sarascia, ma il Sarascia anzi benissimo la situazione, grazie a Salvato Ferro, cioè nel senso, qual è l'espressione? Salvato Ferro è un modo di dire, e letteralmente significa posa la pistola, ma in effetti significava di stare calmo, io non ero la pistola, stati calmo perché dopo va a sbattere. E disse, perché va a sbattere? Dice, lo devi fare sapere allo zio. Come scusi? Lo devi fare sapere allo zio. Lo zio era Provenzano Bernardo, di cui lui era messaggero. C'era questo pizzino dove c'era scritto vicino Altofonte, cava Buttitti, probabilmente si è sbagliato ma è Buttitta, strade interpoderali, ingegner Aiello. Lui le ha fatte, questa strada che va sulla sinistra, state qua dietro. Cioè tutte le strade della zona le ha fatte, sì, ingegner Aiello. A sua volta questo lavoro l'ha fatto lui. E lei l'ha conosciuto, ha avuto modo di... No, tanto c'era il papà, buonanima. Gaetano Aiello. Gaetano Aiello, sì, c'era suo padre che ogni tanto veniva qua a controllare. Secondo lei... è possibile che una persona costruendo stradine come queste diventi... Ah, non lo so, caro signore, non lo so. Non lo sa. Mio padre mi ha abituato sempre a lavorare. No, cioè, appunto, cioè so. Uno è nato dal nulla. Non lo so, io non so quello che le dico, questa è una domanda che dovete fare direttamente a lui. Ma lei, conoscendo il territorio qui per venire a lavorare... Ma chi conosco? Chi mi viene a prendere il materiale? Il privato? Ma per lavorare la qui? Ditta? Io lavoro, noi abbiamo 35 anni che siamo qua, mica un giorno. Certo, però voglio dire, si può benissimo avere un'impresa senza essere legati a Cosa Nostra. Ma che c'è, è normale, è normalissimo. Ma questi problemi, ringraziate a Dio, non abbiamo mai avuto. Però questo vuol dire che se c'era nel pizzino di Rina, vuol dire che queste strade le faceva Aiello perché voleva così Cosa Nostra, quindi... Però signore, lei mi fa domanda mia... Me le vado a chiedere all'ingegnere, che mi chieda. E gli arresti, non posso. Io allora al laboratorio di suo padre gli vendevo il materiale, anzi ero un signore perché ogni fine mese pagava, gli davo la fattura e pagava, e poi tutto il resto non mi interessava nulla. Villa Santa Teresa è in amministrazione giudiziaria e a Michele Aiello sono stati sequestrati beni per 250 milioni di euro. Sono tutti suoi? Che non privatizziamo tutto. Ah, quella dice potrebbe essere la soluzione. Privatizziamo tutto. Perché non mettiamo il paziente prima di ogni altra cosa? Ho capito, ma per metterlo prima di ogni altra cosa ci vuole una struttura del genere. I soldi chi li tira fuori? Qua chi li ha tirati fuori i soldi? È un imprenditore. Però l'imprenditore qui è un imprenditore che, su cui c'è un enorme punto interrogativo. Un gioiellino così da 10 milioni di euro nel cuore della Sicilia, un territorio fortemente connotato dalle organizzazioni mafiose dove c'è Provenzano, e dire ci ha visto lungo. No, io questo per carità non credo che dica, però sa, alla fine non lo so.
L'ingegnere Michele Aiello ha 52 anni. È accusato di far parte di Cosa Nostra. I soldi investiti nella clinica Villa Santa Teresa non sarebbero suoi, ma di Bernardo Provenzano. Pronto? Ingegnere Aiello? Sì. Buongiorno, la segreteria del presidente Cuffaro. Un istante, le passo il presidente. Sì, grazie. Pronto? Sì. Pronto? Ciao, Toto. Al lavoro? Al lavoro, come stai? Come? Come stai, dico? Bene, bene. Come è andato l'incontro? Niente, ci sono andato, ma lui non c'era, era a Roma. No, ma chi ti aspettava, Tia? L'ho chiamato io, mi ha detto che... Ci sono stamattina. Andato, Toto. Ci sono andato giovedì. E non ci sei tornato il giorno dopo? Il domani mattina, no, il venerdì non ci sono andato perché mi ha detto ormai a Roma quasi certamente ritornerà lunedì in ufficio. Ma lunedì faccio allora? E tu a casa sei lunedì? Lunedì mattina alle 8, sì. Va bene, vabbè, okay. Ma devi parlare con lui prima, no? Vabbè, poi allora, parlo intanto. Passo da te, ci va. Oh, perfetto, ci benissimo. Va bene. Okay, ciao, no, ciao. Non più tardi alle 8 perché alle 8 e mezzo appunto. Io alle 8 meno un quarto se vuoi. Alle 8 meno un quarto sono da te. Ciao, ciao, ciao. Totò Cuffaro, presidente della regione Sicilia, detto Vasa Vasa, bacia bacia, è molto amico di Aiello. È accusato di favoreggiamento aggravato. Sono i miei amici di Sciuscià. Ah, bene. Presidente, non esiste più Sciuscià. Di Sciuscià simili. Più parlate male di me, più la gente mi vota. Quindi se volete che io non vinga, parlate bene di me, perché qui sottisce esattamente l'effetto opposto. Lo sto dicendo a chi vi manda, non a voi. Però fate come volete. No, non ci sono mandanti. Sono mandanti in termini giornalistici. Totò avrebbe aiutato Aiello e un boss mafioso a eludere le inchieste della procura al fine di agevolare le attività di Cosa Nostra, in concorso con altri. In questo processo non è imputato, ma testimonia sugli altri, in qualità di imputato di reato connesso. Io vorrei prima parlare davanti al mio collegio, quindi mi avvarrei della facoltà di non rispondere. Quindi allo Stato il dichiarante dichiara che intende avvalersi della facoltà di non rispondere. Ne prendiamo atto. Grazie, può presidente. Andare, grazie. Sì, no, scusi. Capisco che ovviamente la sua notorietà potrebbe anche non richiederlo, ma le generalità ce le deve dire lo stesso. Salvatore Cuffaro, nato? A Raffadali il 21-2 del 1958. Quando decide di entrare nel grande affare della sanità, Michele Aiello compra anche il laboratorio di diagnostica ormonale, che ha il vantaggio di essere già convenzionato con la regione. Uno dei soci è la moglie di Totò Cuffaro, Giacoma Chiarelli. Un altro è questo signore. Domenico Miceli ha 41 anni. È medico chirurgo, è stato assessore alla sanità al comune di Palermo ed è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Dottor Miceli, scusi. Dottor Miceli, salve. Volevamo presentare Berto Nerazzini e mio collega Stefano. Senta, ci può... Non mi pare il caso di organizzare... Magari se ci facciamo un'intervista dopo. Possiamo parlare quando volete, ma non mi pare il caso di farlo in questo modo. Mimmo Miceli è così amico di Cuffaro che il presidente lo considera il suo possibile delfino. Finisce nei guai perché va a trovare Giuseppe Guttadauro, medico chirurgo e capo del mandamento di Brancaccio, il più importante di Palermo per Cosa Nostra. Guttadauro adesso è di nuovo in galera, ma allora aveva appena finito di scontare una condanna per mafia. L'unico che può fottere Orlando alla presidenza della regione è stato Cuffaro. Io lo conosco bene. Non mi invitò a candidarmi, dice se sente tutto. Se cosa ragazzo quando farà così? Se cosa quando tu avrai la serenità per poter decidere. Mi aspettavo e discorriamo se non è che io ho l'obbligo di fare una cosa. Sì, la posso fare se c'è un ragionamento. Ma adesso sono una vittima di primaria. Tutto quello che lucido, quello che sono un anno raccomandato, sempre ne esce fuori da troppo fuori.
A questo punto Vibo che può fare? Perché se lui dice io posso fare qualche cosa che ha intenzione di fare, se lui non ha intenzione di fare, non si rivolge a altre persone. Cioè, se no, a me ne basta avere, non voglio avere il rapporto tramite te se tu lo permetti e lo permetti pure. Giusto. E se lui ti dà delle risposte con delle garanzie, un rapporto si chiude qua. Queste sono le nostre sale di pronto soccorso. La paziente non dovrebbe stare qua, dovrebbe stare in una di queste sale. E non ci sta perché non c'è posto? Non ci sta perché non c'è posto, perché una stanza è chiusa. Abbiamo passato tutta la giornata in corridoio, questo. La maggior parte della giornata in corridoio. Sono attesa, comunque, pazienza. Mia madre è caduta ieri pomeriggio all'ospedale di Partinico. Da 24 ore non la possono operare perché c'è un macchinario per fare l'operazione che non funziona. Quindi da Partinico la stiamo ricoverando a Palermo. Dopo un giro di telefonata a tutti gli ospedali di Palermo e provincia, non ci sono poste. Avete legge che sogno qua? E ma non so se posso mangiare, non posso mangiare, non faccio niente. No, comunque è una vergogna, veramente, dalle 10 di stamattina soltanto per delle analisi. Cinque ore per aspettare le analisi e adesso altre tre ore per leggerli, perché sono arrivate finalmente le analisi. In sala operatorio ci buttavo io con la carrozzella, mio marito, qua. Abbiamo chiamato la polizia. La polizia. Ah, dalle 7 che mia mamma è qui. A chi stiamo aspettando adesso? Perché non c'è nessuno che visita, c'è un solo medico. Trattate come i cani, ma forse le bestie si trattano meglio. Sala chiusa per mancanza di personale. Sala chiusa per mancanza di personale. Cioè, questa macchina funziona? Sì, è perfettamente attiva, cioè, potrebbe lavorare H24. Però non funziona perché non c'è. Ma anche il personale. Cioè, questa è una macchina che nel privato è una gallina dalle uova d'oro. Mm. Questa macchina nel privato. Mm. È la gallina dalle uova d'oro. È un caso che a Villa Santa Teresa ce ne siano diverse di risonanza magnetica? Sì, assolutamente un caso. Dicembre 2004, sì. 2004. Desolante. Beh, desolante, cioè, devo dire che... Cioè, non lo so, il problema è che il dramma è che tu ti puoi abituare a questo. Cioè, fin tanto che io... Lei si è abituato a questo? Io non mi abito. Cioè, qui quando deve trovare una radiografia di qualcuno, come fa? Può passare anche un'ora. Beh, sì, un'ora? Però cioè, se va bene, lui conosce lei. Non è bene il candidato, non ci tiene a essere candidato, ma è candidato in rottura al comportamento di Totò, giusto? Nell'ordine non vuole sapere di ritirarsi da questa campagna elettorale. E Totò ieri sera ha detto che comunque Nell'ordine non ce la farà mai, dicendo apertamente a me e a Mimmo che non mi appoggerà mai. Nino Bruno lo dice giustamente, tu chi non una mia se io me lo ritiro. Bastasse che Romano Totò ci dice, nella prossima turnover di direzione generale di un'azienda ospedaliera ci sei tu, il dubbio si tira lato e appoggia a quella appoggia. Il boss Gutta d'Auro parla con Salvatore Aragona, anche lui medico, anche lui condannato per mafia. Parlano di Miceli, che è il loro candidato e deve vincere, e di Nino Bruno, il direttore generale di Villa Sofia. Lei lo conosceva Gutta d'Auro, per esempio? Sì, dal ragazzo praticamente, sì, ho frequentato l'ospedale in cui lavorava lui. E che persona, come tirocinio... che persona era questo Gutta d'Auro? Era un barone della medicina? Era...
No, per il ricordo che io del dottore Guttadauro era... Cioè, l'avrò visto 3-4 volte all'interno dell'ospedale civico dove abbiamo fatto il tirocinio. Era una persona molto preparata, uno che andava spesso in sala operatoria. Uno che... Poi c'era un altro medico, Salvatore Aragona. Tutti questi medici parlavano di politica. Parlavano di politica e di sanità. Sanità in quanto medici. Di politica, non lo so. In quanto medici, ma parlavano di nomine di primari, parlavano di nomine di direttori generali addirittura. C'è un'intercettazione ambientale a casa di Guttadauro del 14 aprile del 2001 in cui parlano il boss di Brancaccio, il dottor Guttadauro, e Salvatore Aragona. E a un certo punto parlano di una... di candidati della politica, di un candidato della politica si sarebbe dovuto fare da parte per diventare poi direttore generale. Non lo so, non saprei, ognuno... E sa chi è il direttore generale? No, non lo è so. È lei. Ah. Nino Bruno. Okay. Dice giustamente, è tu che mi dai a me se io mi ritiro. Le chiedo come mai questi parlavano, prevedevano addirittura che lei sarebbe diventato direttore generale. Non lo so, io sicuramente avevo i titoli per farlo. Ho capito, ma un boss mafioso, un medico accusato di mafia, che prevedono la sua nomina a direttore generale, basta che domani Totò dice che nella prossima turnover di direzione generale in un'azienda ospedaliera ci sei tu, rivolgendosi ipoteticamente a lei, e lei nel frattempo è diventato direttore generale, questi ci vedevano lungo. No, vabbè, ci vedevano lungo sicuramente, tipo... qualcuno nell'ambito del cittadino magari sentiva parlare del fatto che si era titolati a poter ricoprire certi ruoli. Ma lei si voleva candidare al tempo in... No, non ho avuto mai aspirazioni proprio precise in questo Quindi senso. Lei, diciamo, non si è mai fatto da parte per avere la direzione generale? No, assolutamente. E questi come facevano a sapere che lei sarebbe diventato direttore generale? Non lo so. Ma credo che questo nessuno lo possa sapere, dico, anche perché tutte queste nomine, queste cose viaggiano sul filo di cotone. Non si arrabbia neanche per una cosa del genere, assolutamente. Non si indigna che dentro un... E neanche questo suo eventuale rapporto con Totò Cuffaro, che lo avrebbe dovuto privilegiare in un'ipotesi di turnover di direzione generale. Di turnover? In che senso? Sì, dice, bastasse che domani Totò gli dice... a lei, nella prossima turnover direttore generale in un'azienda ospedaliera ci sei tu, lui prende e si tira di lato. Ma sai, io mai sono stato lì per essere candidato, quindi non... Quindi messo da parte da che cosa non l'ho capito, non corrisponde nemmeno a vero questo. Tutto quello che ci offre, sì, questo è il nostro letto dove noi dormiamo durante il turno di notte. E questo è un bagno di cui usufruiamo tutti quanti, tutti noi medici, sia uomini che donne. E quando lei magari per noi medici segue un parto e dopo il parto si deve fare una doccia? Non abbiamo possibilità di farci una doccia. Dove se la fa la doccia? Non la facciamo, andiamo via senza farci una doccia. Questa è un'altra stanza che dovrebbe essere adibita esclusivamente a sala travaglio. Viene utilizzata spesso per mettere insieme le pazienti che fanno interruzione volontaria di gravidanza, le gravide che fanno il tracciato cardiotocografico. Tutti assieme? Tutto insieme, sì. E questo è l'unico bagno che le pazienti hanno a disposizione quando stanno in questa stanza. Se così possiamo definirlo. Con una porta che neanche si chiude perfettamente, tra l'altro. Non c'è una finestra. E questa è la vetrina dove vengono tenute le nostre tute di sala operatoria. Si commenta da sola. Questa stanza qui? Ma diciamo che noi la adibiamo come stanza colloquio con le tre sedie, perché non abbiamo... Cioè il paziente arriva qui e... Il paziente dà un primo colloquio per
per incontinenza urinaria. Quindi questo è un modo per avere un po' di privacy. E questo che cos'è? Questo è un topicida che intanto viene posizionato per... Perché qui avete i topi? Qualche volta, perché il topino affiora. Questo sì. È un luogo di eccellenza in pratica, che voi fate qualcosa sì, che sì. Non fanno tutti, anzi veramente in Sicilia, pochi sono in Sicilia siamo unici a fare. Una paziente viene visitata qua e l'altra viene visitata là dentro. Qui facciamo una visita uroginecologica, mentre di là facciamo l'indagine urodinamica. Sicuramente una paziente che è da qua deve accedere al bagno, quando una paziente viene da fuori e viene qua dentro, insomma non so se quanto possa essere soddisfacente tutto questo. Di qua abbiamo sperato, abbiamo cercato di ricavare altri spazi per l'uroginecologia, ma in questo momento abbiamo ospitato un po' di materiale dall'ambulatorio di ostetricia perché da loro piove e guardi in che condizione attiva a terra. Cioè, da qua c'è di tutto. Cioè, il rischio che uno metta un piede qua e ti faccia del male non è indifferente. Cioè, noi eravamo lì prima, dottore, sì, cioè, lei sì, visita sì, qua sì, dietro, sì, dietro, sì, dietro questa io finta messo, parete. Me l'ho messa apposta per evitare che la gente vedesse ulteriormente uno sfacelo maggiore. Quando si rende conto di quanti soldi vengono dati dal bilancio regionale affidati a cliniche cosiddette private, poi ogni mattina viene a lavorare qui, cosa pensa? Beh, è uno sconforto, perché nel 1983, da quando questo reparto è stato aperto, non ha subito mai nessun tipo di trasformazione, di manutenzione né ordinaria né straordinaria. 22 anni. Si è assistito a questo lento sfacelo nonostante la produttività. Il termine produttività l'ho imparato bene, cosa significa? L'ho imparato perché mi sono fatto i miei master di organizzazione aziendale, ma è solo un termine soltanto astratto, perché mi sono reso conto che una divisione può produrre tanto o può produrre meno, non gliene frega proprio niente a nessuno. E questo è sconfortante, molto sconfortante. Buongiorno dottore, Aragona Salvatore, nato, se lo ripeto. Altofonte, 24/12/1962. Ci sono problemi per le riprese, perché vedo che sono delle riprese. Salvatore Aragona è amico di Totò Cuffaro ed è legato mani e piedi al boss Guttadauro. Ha 43 anni, è medico chirurgo ed è stato condannato per mafia per aver falsificato la cartella clinica di Enzo Brusca, il mafioso che sciolse nell'acido il piccolo Giuseppe Di Matteo. Io voglio sapere soltanto se quelle frasi sono state pronunciate da Totò Cuffaro e sono state correttamente riportate, testualmente riportate, al dottore Giuseppe Guttadauro. Totò mi ha detto: senti, dice, io non ho bisogno di parlare con lui, io ho ben chiaro davanti a me tutto, tra l'altro, soprattutto se ci sei tu o comunque c'è Mimmo. Queste frasi, intanto, l'onorevole Cuffaro, e vorremmo una parola di chiarezza definitiva, questa frase gliela dice o non gliela dice? Sì. Senta, per quanto riguarda l'onorevole Cuffaro, lei è a conoscenza diretta o indiretta, diciamo, di interessi o competenze in materia sanitaria? Ma lui si è sempre occupato di sanità, tutte le persone a lui vicine politicamente operavano nel settore della sanità. Lei ebbe a dire che la candidatura di Miceli sarebbe stata gradita a Guttadauro e anzi oggi ha aggiunto che per quanto riguarda la raccolta dei voti e quindi il procacciamento dei voti, anche Guttadauro si sarebbe adoperato. A queste sue affermazioni il dottore Cuffaro ha reagito, ha protestato. Che reazione c'è stata? Miceli è candidato, martedì prossimo andrò in una sessione di sindacalisti medici e dirò che i medici presenti nella lista del CDU saranno in 4. Senta, questa circostanza, la candidatura di Miceli è gradita anche a Guttadauro, con la risposta del Cuffaro, lei la,
la esplicita Gutta d'Auro. Io ho sempre ripetuto poi nei successivi incontri tutto quello che era l'oggetto delle nostre attività. Una domanda di specificazione. Lei ha detto alla primissima udienza che il dottore Cuffaro era assolutamente consapevole dei suoi, dottore Aragona, trascorsi giudiziari. Quindi nel momento in cui la riceveva a casa, mi corregga se ho inteso male la sua dichiarazione, del fatto che lei fosse stato condannato in primo e secondo grado per concorso in associazione mafiosa, giusto? Sì. Dottore Cuffaro sapeva che comunque lei si era adoperato, eventualmente insieme con altri, per la vicenda della falsificazione della cartella medica di Brusca Enzo Salvatore? Il fatto era assolutamente assodato e famoso, quindi lo sapeva. Bagheria è un mondo alla rovescia. La cultura dell'antimafia deve aspettare la notte per venire fuori. La cosa allucinante di Aiello è che è libero, c'ha gli arresti domiciliari, fa quello che vuole, ha fatto le peggiori porcherie con Provenzano, è libero, i figli fanno la bella vita, tutta la famiglia fa la bella vita e lui continua a fare la bella vita. È un bell'uomo per attrarre. Un gran bell'uomo, un gran bel pezzo di merda. Bisogna sensibilizzare i pesci piccoli, come si chiamano. I pesci grossi che ne facciamo? Li lasciamo stare nelle zone residenziali, li facciamo costruire le cliniche. Il ragazzino che ancora sta imparando che non è la mafia, deve imparare che non è la mafia che gli dà il lavoro, capisci? Ma chi è che dà il lavoro? Cioè poi non ce n'è lavoro regolare. A parte il precariato, e neanche, perché comunque devi avere l'aiuto, devi dire a me mi ha aiutato l'amico di Tizio, mi ha aiutato mio cugino, che è consigliere, che è onorevole. Solo così tu riesci ad avere il lavoro. È ovunque, è il 100% del lavoro in Sicilia. Tu ti rivolgi giustamente all'altro tipo di Stato. E quell'altro tipo di Stato si sa chi è. La cultura mafiosa, invece, a Bagheria si respira di giorno, alla luce del sole. Se lei lo incontrerebbe, una persona squisita così non l'avrebbe incontrata mai. E come fa a sapere che è così squisito? Perché è così, queste persone. Sono squisite, sì. Hanno una gentilezza incredibile. Diciamo, mafiosi. Sono delle persone gentili, squisite e di chiesa pure. Squisite di chiesa, dei santi. Sono dei santi in sostanza. Ma anche dottorino è squisito, gentile, di chiesa. Certamente. Tutte le persone di questo genere sono. Se lei ha bisogno di un favore si fanno in quattro per farglielo. Lei la pagnotta provenzano la porterebbe? Se sarebbe digiuno, sì. Quindi se lo prendono le dispiace? Non è meglio che non lo pigliano. Meglio che non lo prendano? Quando lo prendono poi cosa fanno? Lo buttano in galera. Però possono avere anche le sue ragioni, però in fin dei conti ormai... Tenere le persone inchiuse. Ha tanto tempo che è fuori, lasciamolo ormai libero. Per me, incompetenza mia, per me va stare libero. È scritto che la mafia infanga la Sicilia. Dicono. È scritto sul manifesto. Non l'ho letto ancora questo manifesto. Glielo dico io. È vero o no? No. Non la infanga la Sicilia? No, completamente.
Non lavora nessuno, non c'è neanche il lavoro per nessuno. Lei lavora? No, disoccupato. E 5 figli. Quindi amici mafiosi che le danno un aiuto. Sì, perché poi io tanto vedere un amico, ci dico quanto vedere mi ruciano mega a mangiare. Ne lo posso raccogliere uno. Mi faccia capire che cos'è questo aiuto? Sono soldi? Un aiuto personale, non è uno. E mangiare. Quanto ne danno? Una settimana? No, quello no, una settimana non ci vado io personalmente. Cioè non lo conosco. Quindi... Vabbè, certo, nessuno lo conosce. Certo. La legge dice che è un signore che ha commesso tutte queste cose, ma... Per lei invece? Sa vedere se è vero. Ma ormai sarà moribondo, poverino. L'hanno pure operato di prostata. Quanto potrà vivere? La vita sua, senza una presenza così forte della mafia, sarebbe migliore o peggiore? Secondo me peggiore. Peggiore, insomma. Perché mi dice questo? Perché la mafia non lo so. Cioè, se c'è la mafia secondo me è meglio. Questo è il momento nel quale Salvatore Aragona e Giuseppe Guttadauro decidono che il loro candidato alle regionali del 2001 deve essere Mimmo Miceli. Sarà lui a tenere i rapporti con Cuffaro per conto del boss. Poco signore ha accorto di portare avanti a Mimmo, ma Mimmo lo deve volere pure lui. Lo vuole lui. Non è l'ultimo arrivato in politica, ha già fatto qualche cosina, i suoi voti ce li ha, non è che non ce li ha. E poi se gli dà una mano. A me mi sta bene Mimmo, mi sta troppo bene. Sì, se potevi essere tu, ma tu non puoi... No. No. Poi arriva anche Mimmo Miceli e la conversazione continua a tre. Potevamo pensare di stare in rapporto nell'ambiguità. No, ma fatto in... nell'ambiguità, Mimmo, ma l'atto di devozione. Ma tu sei convinto che tu sei più amico con lui o sei più amico con me? Secondo te lui che cosa pensa? La politica, il rapporto sono diversi. E lui si deve circondare da una squadra di cosiddetti, tra virgolette, fedelissimi. Non gli devi forzare troppo la richiesta. Oggi gli dico, valutiamo la situazione. E lui mi dice, ma è un problema semplicemente di numeri. Nel senso che se tu hai una valenza di un certo tipo, e allora per me va benissimo, altrimenti non esiste, perché io non sarò in grado di darti più di... E qual è il problema? Infatti. Se ci dico che abbiamo un problema manca a Agrigento, però se non posso creare un problema. Presidente, ho messo posto per Stefano Bianchi, la collega Gianberto Nerazzini. Noi stiamo facendo un documentario. E io sono disposto, però tra voi e la tanta gente che mi vuole salutare, preferisco loro o poi parlo con voi. Le devo dire il tema, noi stiamo facendo un documentario su mafia e sanità. Ci concede un'intervista? Assolutamente sì, fatemi salutare le persone. Volentieri, mi date opportunità di parlare contro la mafia e io sarò ben felice di farlo. E anche sulla sanità. Contro la mafia, a favore della buona sanità. La buona sanità, come la chiama Cuffaro, si basa sul sistema degli accreditamenti. Gli accreditamenti in Lombardia sono una sessantina, in Sicilia più di 1700. Di ambulatori, case di cura e persino laboratori di medicina nucleare che, radiazioni comprese, sono alloggiati anche in normali appartamenti. Ecco uno dei più importanti centri di dialisi del meridione. Questo è il nostro laboratorio analisi. È la succursale di una multinazionale tedesca e vive dei soldi dei contribuenti. L'amministratore si chiama Angelo Gianmarresi, è membro di Confindustria e prima di occuparsi di sanità si occupava di orologi. Noi siamo delle strutture preaccreditate sul territorio. Questo volevo. Benissimo. Lo Stato raccoglie le risorse e poi cerca di soddisfare i bisogni della gente offrendo dei servizi.
Noi siamo un privato che offre dei servizi con determinate condizioni di qualità. Non è che la dialisi, come dire, è uno di quei servizi ad alta remuneratività per cui il privato trae vantaggio ad avere in mano un dializzato che campa 15-20 anni con la dialisi e che produce reddito a vantaggio del privato? Guardi, si può vedere anche da questo punto di vista. Io le posso dire che le tariffe soltanto negli ultimi anni hanno avuto la dignità di poter ben remunerare questo tipo di servizio. Negli ultimi 5-6 anni, negli anni passati sicuramente non esisteva. Quindi negli ultimi 5-6 anni la dialisi è diventata un affare, diciamo. Non è diventata assolutamente un affare. Dalla nostra parte c'è il fatto che tutti abbiamo interesse che le cose vanno assolutamente bene e che i nostri pazienti vivano bene a lungo. Per noi sono dei signori pazienti, signori clienti che vanno assistiti al top. Se vogliamo andare avanti, per cui il nostro interesse supremo è quello di dare ottima qualità di vita e un'ottima prestazione. Al civico di Palermo un tempo operava il boss Buttadauro, anche con il bisturi. Questa però è un'altra storia. Il rene arriva conservato in ghiaccio in dei contenitori di sacchetti di plastica che sono sterili. Ecco qua. Questo rene da dove arriva, dottore? Questo arriva da Catania, è stato prelevato questa mattina. Il rene viene da una donna di 67 anni, deceduta per emorragia cerebrale. Le donazioni l'anno scorso abbiamo chiuso con 12 donatori per milione di abitanti. Perché secondo lei c'è questo dato in Sicilia? È solo una questione culturale? No. I siciliani sanno donare come tutti gli altri. Le donazioni si fanno nelle rianimazioni. Le rianimazioni devono essere attrezzate in termini di uomini e mezzi e motivati. Come mai il 90% della dialisi siciliana è andata a finire o è finita nelle strutture private? C'erano dei miei colleghi che erano responsabili di strutture nefrologiche e ospedaliere e nello stesso tempo erano o consulenti o proprietari o gestori di strutture private, legittimamente, perché era possibile, la legge lo consentiva fino a 2-3 anni fa. Però è ovvio che il loro interesse era piuttosto orientato a fare funzionare questo sistema piuttosto che a sviluppare ipotesi alternative, quali sono quelle della dialisi domiciliare o del trapianto stesso. Quanti soldi vi dà, anche per rendere tutto più semplice, la regione, quindi quanti soldi pubblici avete per come rimborso a prestazione di dialisi? Glielo posso dare il dato esattamente preciso perché Grazie. Non ce l'ho, glielo do subito. 177,87. Ok. No. Certo, 20 anni. 21 anni di moltiplicato dialisi. Moltiplicato. Quante saranno? 2-3 sedute? Tre sedute a settimana per 21 anni. Sono bei soldi, dottore. Sì. Operazione riuscita, anche per il debito pubblico, perché 20 anni di dialisi allo Stato costano qualcosa come 600.000 euro. Ma cosa voleva dire per lei vivere con la dialisi, mamma sempre in agguato?
non potevo andare in nessun posto, sacrificavo anche i miei perché siamo una famiglia unita e quindi c'era la schiavitù di questa dialisi. Io quando mi trovavo per esempio a mare dicevo vi saluto a tutti che me ne vado e io andavo sempre a casa e lasciavo i miei a mare. Mi chiamò il dottore Calabrese e mi ha dato la notizia, io ero contenta però tremavo. Io prima dicevo, sa come mi sento quando mi trapianteranno questo organo perché so che è di un altro, a sentirlo nel mio corpo, invece le posso dire che mi sento benissimo, mi sento troppo bene, veramente. Non ci penso che è di un altro, mi sembra che fosse mio, non lo so. Ora è suo. Ora è mio, sì. Fra le migliaia di pagine delle inchieste della Procura di Palermo su Guttadauro compare anche il nome del super manager Angelo Giammarresi. Come mai? Dottore Guttadauro, io sono qua. Hai impegni o qualche mese? No, non ho preso nessun impegno, assolutamente. Si chiama Mimmo Miceli, dottor Domenico Miceli, è un medico chirurgo. Va bene, io invece sono ben felice che ho avuto il piacere di vederla dopo tanto tempo. Sono sempre a sua completa disposizione. Lei il dottor Guttadauro lo conosceva per esempio? Beh, di nome sicuramente, insomma, dalla stampa l'ho letto, sono un palermitano per cui conosco esattamente questo tipo di realtà e il problema. Però sicuramente non lo conosceva il dottor Guttadauro? No, io personalmente, insomma, è possibile lo abbia pure conosciuto e incontrato, lo devo dire, non ho mai avuto nessun rapporto diretto, perché nelle intercettazioni ambientali a un certo punto a casa Guttadauro risulta che lei rappresenta un incontro con Guttadauro e con Miceli e si parlava di elezioni. A questo. No, no, lei si sbaglia assolutamente, io non sono mai stato presente. Il 28 maggio 2001. No, è assolutamente una cosa che ho letto nella stampa, nessuno mai... La 28 maggio 2001. Vabbè, non ho mai avuto di questo tipo di rapporti e faccio il mio lavoro in maniera serena, sono come le ho detto. Guardi, qui è tutto dettagliato. Il 28 sì. Maggio del 2001, come concordato, il Buscemi Francesco si recava a casa del Guttadauro insieme ad Angelo Giammarresi. Lo scopo della visita era quello di interessare anche il Giammarresi per la campagna elettorale di Mimmo Miceli. E come lei sa, l'ha preso dalla stampa, quella casa, la casa del boss Guttadauro, era una casa completamente sotto controllo, diciamo, no? C'erano intercettazioni ambientali. Ritengo di non dover giustificare né a lei né ad altri, no, non l'ho no, fatto sì. Perché nessuno. Però diciamo che il quadro complessivo. Senta, io sono una persona indenna e intonsa, insomma, certo. Faccio il mio lavoro, lo faccio in maniera tranquilla, non credo che il problema sia in questi termini. Vedo che ha delle carte, cosa che io non sono in possesso perché. Sono atti pubblici. Beh, sì, io non ho mai ricevuto questi atti pubblici, lei ce li ha e però io. Lei, no. Lei sapeva. Questa è un'altra anomalia del sistema, che lei dispone di atti pubblici sulla mia persona, quando nessun magistrato che sicuramente ha seguito un'indagine. Però lei la notizia la sapeva anche dai giornali. Vabbè, sì, sì, io l'ho letto. Io la notizia ho letto che in quel salotto si parlava di Angelo Giammarresi. Lei nega di essere stato a casa di Guttadauro? No, questo non sono competenze sue. La prego gentilmente. Lei non fa di professione il magistrato. Lo faccia fare a dei magistrati. Lei non si è nemmeno presentato. Io ho avuto la cortesia di accoglierlo a casa mia, farle vedere l'azienda per quale lavoro. Lei mi tende sostanzialmente un agguato di questa portata, la prego di credere, no, credo noi, che sia in realtà non è che disdicevole e non è da persone per chiediamo contesto con io le ho fatto colpisce, le mi ha parlato Giammarresi di pubblico colpisce, privato colpisce molto queste ma cose questo, sono rientra, cose che non rientra, si fanno queste rientra, cose sono rientra, cose che discorso. Non si fanno. L'ex direttore generale di Villa Sofia a Palermo ora lavora qui, ad Agrigento. Si chiama Giancarlo Manenti ed è il direttore generale del San Giovanni di Dio. Manenti ci tiene a mostrare la struttura che è nuova di zecca.
e si perde un po', pur essendo qui da qualche mese. Dove andiamo? Anche il direttore lo vedo un po'. Un po' spaesato ancora. Ma mentre il direttore si perde, voi dovete sapere che il privato in Sicilia è quasi tutto finanziato con gli stessi soldi del pubblico, ovvero con i soldi del contribuente. Se una clinica privata è accreditata, il paziente non deve prima pagare e poi farsi rimborsare. È la clinica che incassa dalla regione. Questo è il mammografo. Però la clinica deve essere accreditata. Questo ci riporta alla storia di Michele Aiello, perché Aiello aveva fretta di ottenere l'accreditamento. E chi c'era allora a capo dell'azienda sanitaria pubblica competente per Bagheria, la AUSL numero 6? C'era sempre lui, Giancarlo Manenti, che finalmente riesce a trovare la sala operatoria. Posso dire una cosa, che io lavoravo anche di domenica e molte volte anche di domenica facevo riunione con tutti i miei capi settore e con tutti i miei capi dipartimento, che devo dire che tutti quanti responsabilmente mi assistevano anche di domenica. E possiamo dire che quello è il momento più alto e importante della sua carriera? Beh, sotto l'aspetto sanitario certamente è stato il più complesso, non più alto, il più complesso. Più complicato? Complesso. Senta, direttore, qual è stato l'ultimo atto che possiamo dire chiude la sua esperienza all'AUSL? C'è stato un atto, Ma voi siete venuti qua per intervistarmi come sei oppure come San Giovanni di Dio? Un po' tutte e due. Lei qui ha il suo curriculum, quindi insomma vogliamo... Possiamo parlare della provincia di Palermo, per esempio, che io ho amministrato. Dice di tutto, sappiamo un sacco di cose. Ma occupandoci di sanità, direttore, non possiamo non chiedere di questo. Villa Santa Teresa, per esempio, è un capitolo che noi non possiamo non affrontare. Per questo le chiedevo... Che non possiamo non affrontare parlando di sanità in Sicilia. Quindi, e ci dire cosa vorrebbe sapere. Vogliamo sapere come ha vissuto questo ultimo atto che ha segnato il suo passaggio dalla... Non questo in maniera positiva, tanto è vero insomma che a suo tempo io diedi l'accreditamento alla diagnostica di Bagheria, lo diedi nel mese di gennaio, se non ricordo male, e quattro mesi dopo l'assessore alla sanità lo diede a tutti. Quindi lei anticipò di fatto? Ma guardi, io non ho mai autorizzato Villa Teresa ad aprire, fu autorizzata la regione. Io ho proceduto all'accreditamento. Che è un atto riservato alla regione? È un atto riservato al governo della regione, indubbiamente. L'ho fatto io. Lei in teoria non rispettò la legge. La legge. Io mi sono limitato soltanto a fare il provvedimento di accreditamento. Dopodiché cosa abbia fatto la regione siciliana, lì per lì non lo so. Cioè, diciamo, lei ha giocato d'azzardo e ha avuto ragione. È questo che ci sta dicendo? Certo. Tanto è vero che la regione siciliana poi ha esteso il provvedimento e tutte le altre strutture. Viene da chiedersi naturalmente se lei, prendendo questa decisione, non avesse, diciamo, le spalle coperte, cioè lei non potesse sapere che sarebbe poi andata in quel modo. Assolutamente lì. No, mi sono assunto una responsabilità in prima persona sotto l'aspetto aziendale, perché io faccio l'aziendalista. Sembra una decisione fatta soprattutto per favorire Villa Santa Teresa, che aveva bisogno di avere soldi. È una domanda questa, non è una... Appunto, non è il mio punto di vista. Non avevo assolutamente intenzione di favorire Santa Teresa. Avevo soltanto intenzione di favorire la mia azienda. Intendendo per favorire l'azienda il bilancio della mia azienda. Non è azzardato chiederle perché, come mai il direttore Manenti si prende questo rischio anche alla luce di quello che è successo dopo? Il rischio lei lo sa che lo ha corso, sì. Certo. E infatti il mio rischio qual era? Se la regione siciliana approva, sono stato bravo. Se la regione siciliana non approva, ho sbagliato. Lei lo conosceva, direttore? Aveva rapporti con Aiello? Sì, conoscevo anche la sua struttura. Frequentava Villa Santa Teresa? Ma scusi, in termini sanitari, mi perdoni, a lei cosa interessa questo?
scusi, in termini sanitari, lei è venuto un'intervista. Vabbè. Ci interessa ricostruire una vicenda. Sarei curioso se lei mi desse queste carte per leggere. Sono atti pubblici. Ma io non li ho. No, negli atti, per esempio, poi ci sono anche altre cose. Allora, lei sappia, se le fa piacere sapere, che io sono immune da precedenti penali. Se per questo le sto dicendo questo, ribadito. Sono immune da precedenti penali. Non ci saremmo mai permessi di. Immune da precedenti penali. Assolutamente. Altrimenti. Senta, quando Aiello dice che le ha dato 25.000 euro, dice il falso? Scusi, è importante. Anche questo agli atti, no? Vogliamo ricostruire un passaggio della vicenda. Guardi, no, no, non lo ricostruisca con me questo passaggio, mi consenta. Potrei dirle, mi riservo la facoltà di non rispondere. Anche perché sotto questo aspetto mi pare che i giornali abbiano parlato parecchio. Infatti noi stiamo dicendo solo cose che sono state pubblicate dai giornali. C'è una vicenda giudiziaria aperta, su questa vicenda sanitaria io non sono stato assolutamente sentito, quindi quando io dovessi rendere delle mie dichiarazioni al magistrato e voi voleste ritornare qua, potrò dire quello che ho detto al magistrato. Io faccio il direttore generale, 63 incarichi. E quella decisione, quella di cui abbiamo lungamente parlato, visto che aveva riferito, ci ha ricordato di tutti i suoi incarichi, è comunque una delle decisioni più difficili che ha dovuto prendere. Se ne frega niente. Lascia stare. Sta strappando il suo curriculum. È il mio curriculum. Ma perché lo strappa? Eh no, siccome lei batte su questo mio curriculum come se fosse una parola d'offesa, non la lasceriamo. Lei è venuto qua per parlarmi, invece è venuto per sfrigoliare, nel senso per poter capire il potere della mala sanità, questo si tratta. Perché io mi sono permesso di fare il direttore generale e quindi fare questo discorso. Questa è una competenza mia di direttore generale. Se venisse detto e chiarito che dietro Aiello ci sono i soldi della mafia, lei rimarrebbe sorpreso di questo fatto? Al momento opportuno farei la mia considerazione sull'argomento. La mafia certamente è un fenomeno, non so fino a che punto sociale e fino a che punto culturale, però non ho avuto mai la possibilità di approfondirlo. Quando andrò in pensione probabilmente leggerò qualche cosa. Del resto libri sulla mafia ce ne sono parecchi, non so sull'Andrangheta o sulla Camorra, ma so una cosa invece, che attraverso la mafia mi pare a un certo punto Lucky Luciano organizzò lo sbarco in Sicilia, ma questo lo so perché mi interessa di storia, non perché mi interessa di mafia. Avevo 23 anni e ero al quarto anno di medicina e in quel periodo ero sempre con lui perché mi piaceva molto seguire le autopsie, ero una studentessa privilegiata perché avendo il papà che le faceva ero sempre lì. La prima autopsia l'ho seguita a 18 anni. Quella mattina fu un caso che non c'ero. Ed era l'11 agosto, quindi lei quella mattina non lo accompagna al policlinico? Per un caso, sì. Per un caso, quindi era molto presto, no? Di mattina. Era... Sì, ci siamo. Mia sorella prendeva lezioni di solfeggio in via Roma, da una professoressa in via Roma, e l'accompagnava sempre la mamma. Allora con papà abbiamo fatto quella strada e in via Roma sono scesi mamma e Paoletta e poi lui mi ha detto scendi con mamma, quando finisce la lezione di solfeggio poi vieni. E mi ricordo che siamo andati al bar a fare colazione, papà ha avuto il tempo di arrivare al policlinico. Quando siamo usciti dal bar abbiamo visto una macchina della polizia a sirene spiegate che arrivava e mia madre mi disse vuoi vedere che hanno ucciso un'altra persona, dice già a quest'ora. E la professoressa di solfeggio ci disse dovete andare di corsa al policlinico perché c'è stato un incidente. Io ho avuto uno strano presagio, tanto che mi ricordo che stavo per scoppiare a piangere e mamma mi disse non lo fare, non piangere, non piangere. Poi ho capito che era successo qualcosa di grave quando entrando col taxi al policlinico c'è stato il portiere che mi conosceva da ragazzina che si è levato il cappello. Ci fu il professore Procaccianti che mi spinse dentro e mi disse non piangere.
Quella mattina dell'11 agosto più persone le chiedevano di non piangere. Di non piangere, sì. E sì, poi lei a un certo punto ha pianto, immagino che a un certo punto ha capito. Sai quando ho pianto? Io ho avuto il tristissimo compito di doverlo dire ai miei fratelli. E allora io ho tenuto questa specie di bomba dentro, ho telefonato a loro, gli ho detto non accendete la televisione, sto venendo. Poi quando ho visto mia sorella, proprio ricordo di non avere più potuto fermare l'emozione che era rimasta dentro, anche perché comunicarlo a una ragazzina di 14 anni era abbastanza pesante. Poi ho visto il taglio sotto la cravatta, poi ho visto il foro dietro la nuca, poi ho visto che era freddo, gli ho detto smettila di scherzare, ma ho capito che non stava scherzando. Non stava scherzando. Suo padre viveva la mafia dal punto di vista del medico legale, la mafia che poi lo uccise, lo ammazzò. È stato poi detto che lui proprio si rifiutò di ritoccare una perizia, sì, no? Sì. Una perizia che era una... Era incriminava un'impronta... il nipote di Filippo Marchese, era un'impronta digitale che era stata ritrovata in occasione della strage di Bagheria su una porzione del cofano della macchina che non era stato bruciato, perché avevano bruciato la macchina ma era rimasta una parte indenne. E lui aveva trovato questa impronta. E ci fu qualcuno che gli disse di lasciare spazio alla difesa. Lui nella perizia scrisse, confrontando le due impronte, anche un bambino si può accorgere come questa impronta è sovrapponibile all'altra. Cioè praticamente la difesa non lo lasciò. Proprio questo scrisse. Queste parole credo che siano state poi quelle che hanno irritato i vertici. E dopodiché ho detto, ora che faccio da sola? Lui mi chiamava il mio cavallo vincente. E gli ho detto, ora zoppo come faccio a continuare a camminare? Poi mi sono ricordata che gliel'avevo promesso e sono andata avanti. Senti, suo padre è diventato un eroe, no? Dell'antimafia. Sì. Però non credo che nei suoi piani ci fosse ovviamente quello. Lui semplicemente era una persona che era incorruttibile, una persona onesta che faceva il suo lavoro. Ma secondo lei, diciamo, l'aspetto eroico di Paolo Giaccone sta tutto in questa normalità? L'aspetto eroico di Paolo Giaccone era nel suo modo di essere, preparato, schietto, onesto. Chiunque è così, paradossalmente, può diventare un eroe. È una cosa molto triste, perché dovrebbe essere una situazione di normalità, questo essere così. E invece si diventa eroe quando si è delle brave persone, delle persone in gamba. Lei ha conosciuto personalmente l'onorevole Salvatore Cuffaro? Sì, l'ho conosciuto. In che occasione lo ha visto, lo ha incontrato, lo ha frequentato per la prima volta? Io avevo un compagno di scuola, si chiamava Rosario Enea, geometra, che era un impiegato dell'opera universitaria. E questo personaggio, che ben sapeva anche lui di quello che facevo io, cioè di gestire, che gestiva i lavori della provincia, mi venne a dire, guarda che c'è Saverio Romano, allora consigliere dell'amministrazione provinciale di Palermo, che si lamenta del fatto che io dal mazzo dei soldi della provincia non gli avevo dato mai una lira. E praticamente mi propose un incontro. Siamo nel 1991, qualche mese prima della elezione, l'Enea mi accompagnò, Romano, che si presentò con un personaggio bilanciato, molto grazioso, così, molto alla mano, che immediatamente riconobbi essere l'onorevole Cuffaro. Subito baci e piaci, ci siamo dati a tu, mi disse, guarda che sono venuto qua perché mi deve aiutare. E meglio come ti posso aiutare? Io devo essere assolutamente il primo degli eletti, mi deve aiutare, mi deve aiutare, mi deve aiutare. Angelo Sino, fra le cose che dice, tutte da verificare, assolutamente, ne dice una che è sicuramente vera, no? Sta a vedere qual è. Infatti, sta a vedere qual è quella. Sta a vedere qual è. È quella che dice Cuffaro, quando l'ha incontrato baciava tutti, no? Soprattutto bacia attualmente. Oh, non è questo il problema. Infatti no. Ma è proprio una siciliana. Cosa vera c'è. È proprio di noi anche siciliani. Io bacio tutti. E perché noi vi baciamo tutti? Ma è perché un saluto. Noi siamo affettuosi. Non sei siciliano? No, no. Ah, è. Questa cosa non è più siciliana. Da noi ci bacia appena ci si vede, mentre si parla e poi alla fine. Se poi ci possiamo baciare pure, allora non succede niente, non ti preoccupare. Tutte e due stiamo parlando per ora, ma non, tu non sai chi sono, io nemmeno so chi sei tu in questo momento, capisci?
siete qualche televisione privata, siete qualche televisione, siete della polizia dei Carabinieri, io non lo so chi siete voi. Totò. Presidente, poi ci... Stefano Bianchi, per favore. Sì, vediamo un attimo così. Sì, grazie. Da Roma arriva il ministro per i rapporti con il Parlamento, Carlo Giovanardi. Totò convoca le sue punte d'attacco. Saverio Romano, sottosegretario al lavoro del governo Berlusconi, di cui ha appena parlato il pentito Angelo Silino. Salvatore Cintola, assessore regionale al bilancio, e Nino Dina, capogruppo dell'UDC alla regione. Sono tutti medici. Anch'io sono medico. Dina è il deputato a cui Michele Aiello passa la lista da dare a Cuffaro, perché Villa Santa Teresa ha ottenuto l'accreditamento, ma le prestazioni che fornisce non compaiono nel tabellario nazionale. Pronto? Michele. E Aldo. Ci sono novità? Sono venuto ieri sera Dina, Nina. Sì. E stiamo da prendere il tariffario, quello nostro, corretto, anzi abbiamo dato la versione definitiva stamattina. Sì. Nella speranza, io ho detto, questa è l'ultima volta, non ve ne do più. O lo fate correggere così, o se no abbiamo scherzato. Alla fine Aiello ottiene anche i rimborsi e al prezzo deciso da lui. Certo, non lo so, anche voi è medico. Ma siamo in mezzo per la verità, io lo sapevo. Allora stiamo cercando di capire un po' questa situazione siciliana, che non è facilissima, per la verità. Resta Giuliano? No, Buttadauro, boss del mandamento di Brancaccio, medico, lavorava al civico, a casa sua tutta una serie di personaggi, compreso Miceli, suo collega, e parlavano di politica. Sulla criminalizzazione della classe medica, no. Già il Presidente dell'Ordine è intervenuto in questo senso, nel senso che la mafia è presente in tutta la società. Mm. Può interessare i medici, gli ingegneri, certo. I commercialisti. Ma perché parlavano di politica? Parlavano di politica di sanità, parlavano di primari da piazzare. Ma lei pensa che l'uomo in generale non parla di tutto? Il governatore è del 58, io sono del 64, quindi io 41, lui ha il lume di naso 47. Però assomiglia, come... Siamo fratelli, quindi... Abbiamo detto, quale occasione migliore per andare a sentire come sono quelli dell'UDC, se sono arrabbiati, se sono... No, noi non ci arrabbiamo mai, siamo moderati, quindi certo. per cultura, quindi siamo sempre tranquilli e calmi. Anche... Subiamo i colpi e rispondiamo sempre con eleganza. Io sto parlando con lei, spero che tra 5 anni non devo rispondere, deve essere stato con lei a parlare con una persona. Dico, perché dico, non la conosco, dico, quindi questa mi sto intrattenendo in maniera cortese, possibilmente tutto. Per la metodica che poi gli darò pure in bacio, spero di non rispondere tra 5, 6 o 10 anni di aver colloquiato con un mafioso o di aver baciato un mafioso. Quindi, questo è il rischio in Sicilia. Quindi chi è il rischio, vediamo con persone che non ti conosco. Però per uno che decide di fare politica come fa mio fratello, realtà, di stare in mezzo in alla gente, deve porre questo rischio. Lui interviste dopo l'audizione di ieri che lui effettivamente nel 91 ha chiesto il voto. Angelo Silino ha chiesto perfetto, il voto. Perfetto. Però allora Angelo Silino lo sapevano tutti chi era, no? No, lo conoscevano tutti come un pilota di rally, chiamato Bronson. Sì, le devo fare una domanda molto precisa. Intanto con riferimento al momento in cui vi incontrate con il Cuffaro e il Romano presso il salotto di casa sua di via Marchese Ugo, erano consapevoli del suo ruolo di soggetto che gestiva gli appalti e che era a disposizione anche di Cosa Nostra in questa funzione e mansione di gestione degli appalti pubblici? Enea mi portò a Romano perché ero il gestore dei lavori pubblici. Chiaramente, sul grado di consapevolezza del Romano e dell'onorevole Cuffaro, io non posso giurarci, ma il problema è lo sapevano tutti, pure i bambini, e poi, da noi in Sicilia,
si deve sapere il fatto che uno è più o meno legato a Cosa Nostra, perché se no la donna di importanza è chiaramente sminuito. Io ritengo che loro ben sapesse, perché se no che motivo aveva di venire? Lei non è medico, no? No. No, perché occupandoci di questa vicenda poi abbiamo scoperto un'altra cosa, che sono tutti medici qui. Tutti medici. La professione è importante. Una parte dei politici in Sicilia sono medici. Ah, c'è una tradizione, sì, quindi tradizione. Di... Dovete fare un'indagine in tal senso. In realtà pensavo a Guttadauro, il boss di Brancaccio. Pure medico. Pure medico. Ma che casualità. Vincenzo Greco? Che casualità, pure medico. Tutti medici. Vincenzo Greco è quello che ha curato. No. Che sfortuna. Greco è che sfortuna. Che avrebbe avuto, secondo me, pure lei un... Poteva avere anche un conoscenza o amicizia. Poi che c'è più Mimmo Miceli, che è un altro che, con questa indagine sulla sanità. Pure me. Penso che certo. Qualche altro dovrebbe tirarlo fuori per far elevare un po' la media, altrimenti quattro medici. No, ma io parlavo di medici legati alla politica, che poi sono scivolati in indagini giudiziali. Parlavo di Aragona, per esempio. Guttadauro fa politica, non mi risulta che abbia fatto politica. Lei fa notizie che io non so, hanno fatto leggere qualche verbale. Beh, che diciamo non che nelle intercettazioni ambientali, nei verbali, Guttadauro parlava di tutto, di politica, parlava anche di suo fratello. Beh, parlare di politica, tutti parlano di politica. Ho parlato con Totò, anche se ho detto a Totò che lo regionale, giusto? Però oggi Totò mi chiamò e dice, ci sei stato, qual è l'obiettivo? Cioè, come fare? L'obiettivo, innanzitutto, è un obiettivo di cercare di dare una mano a chi gente che sono carcerato. Quindi, di arrivare a livello nazionale, per avere qualcuno là che dice, signore mio, ogni tanto si tira a spendere una parola, in una certa maniera. Io non ho obiettivo, è già fatto, per dei piccoli. Non conoscevo e non conosco il signor Aiello, e tuttavia ne ho sentito parlare a casa Guttadauro, e se ne parlò a proposito di uno dei fatti strani che stava verificando, cioè la candidatura di un maresciallo della DIA o dei ROS, un certo Borzacchelli, nelle file o nel partito dell'onorevole Cuffaro. E venni a sapere in quella sede, quindi a casa Guttadauro, del fatto che il Borzacchelli cercava a tutti i costi di avere una quota azionaria della Villa Teresa, o in questo caso della diagnostica per immagini, attraverso un esplicito ricatto nei confronti del proprietario, quindi dell'Aiello, altrimenti lo avrebbe fatto arrestare. Allora, in che termini Guttadauro... e Miceli commentarono questa candidatura? Veniva vista e veniva interpretata, ma non tanto interpretata quanto detta esplicitamente, come un ferro dietro la porta che l'onorevole Cuffaro si stava mettendo per cautelarsi da altri fatti. Aragona pensa che Cuffaro abbia fatto eleggere il maresciallo dei carabinieri Borzacchelli per avere un informatore privilegiato. Sarà il processo a dire se si sbaglia. E Michele Aiello, il proprietario di Villa Santa Teresa? Lui li aveva sul suo libro paga, due uomini dello Stato molto bene informati. Uno è Giorgio Riolo, maresciallo dei Carabinieri, super specialista di intercettazioni. E l'altro è Giuseppe Ciuro, maresciallo della Guardia di Finanza e braccio destro del magistrato Antonio Ingroia. Pronto? Michele. Ora abbiamo capito qual è il problema. Sì. I magistrati scoprono che Aiello conosce in anticipo tutte le loro mosse. Le talpe sono Ciuro e Riolo. E il boss Guttadauro come trova le cimici? Nella maniera più assoluta. Non ho parlato con nessuno. Io sono
parlando anche di quello che mi ha detto che lui è stato recuperato. No, non sa, sempre se sono io o se qualche altro che parla di cosa che è più probabile. Guttadauro scoprirà che non si tratta di intercettazioni telefoniche, ma di microspie. E buonanotte indagini. Chi è la talpa? Aragona risponde: Cuffaro lo ha detto a Micheli e Micheli lo ha detto a me. Sarà vero? Le indagini su Aiello e Guttadauro, che avrebbero potuto portare a Bernardo Provenzano, sono state bruciate. A molti conviene che il capo dei capi continui la sua latitanza. È la prima volta che un presidente della regione è sotto processo per favoreggiamento alla mafia. Il favoreggiamento ad un imprenditore come Aiello, che già nel 93 veniva citato nei pizzini che aveva in tasca il 15 gennaio dottor Rina al momento del suo arresto, non è frutto dell'azione privata di un cittadino, ma di un presidente della regione che riceve e scambia favori. Ci sarà una ragione se ormai ha acquisito processualmente, anche con alcune sentenze, che l'ex assessore alla sanità di Palermo Micheli era contemporaneamente al servizio del boss di Brancaccio Guttadauro. E ci sarà un motivo se sempre in questo reticolo di rapporti e di relazioni l'onorevole Borsalchieri, altro pilastro della sua struttura politica da oltre un anno, non siede più tra questi banchi. E non sarà un caso se il capogruppo del suo partito a Bagheria, il signor Rotondo, era anche il direttore sanitario della stessa clinica di Aiello. E sarà un problema se in quella clinica lavorava la fidanzata di quel Matteo Messina Denaro che da oltre 10 anni è il secondo più pericoloso latitante d'Italia, che pare assieme a Bernardo Provenzano trascorreva lì in quella clinica parte della sua latitanza. E che dire delle vicende che emergono anche attorno all'onorevole Cintola, al quale è stata affidata la gestione del bilancio della regione. Una volta, quando si parlava di mafia e politica e di politici collusi, si parlava dei referenti esterni di Cosa Nostra. Oggi, dopo la fine della stagione stragista, sono sempre più i punti di internità. Per questo noi la sfiduciamo. Lei sa tutto, onorevole Forgione, sa troppe cose, anche quelle che noi non sappiamo e che normali cittadini non sanno. Sa anche quello che non si dovrebbe sapere. E credo che questo non sia né giusto, e vorremmo capire perché lei sa tutto questo. Anche perché mi risulta che lei non ha pratiche divinatorie. E se difendere la Sicilia e sostenere che in questa terra, dove c'è un problema che riguarda la mafia, ma dove ci sono 5 miliardi di siciliani onesti, a cui la mafia fa più schifo di quanto fa lei, onorevole Forgione, lei non può pensare possa essere da parte mia insultare la gente. No, continuerò a farlo, perché io sono stato chiamato a rappresentare tutti i siciliani, tutti quelli onesti. Questa nostra Sicilia è una terra difficile, contraddittoria e complessa, ma è una terra che merita di essere amata. Respingendo la mozione di sfiducia, vi chiedo di potermi consentire di poterla continuare a servire. Bene, onorevoli colleghi, a questo punto può passare alla votazione. Agardo, Agerno, Antinoro, Cimino, Dina. Proclamo il risultato della votazione. Presenti 78, votanti 68, maggioranza 46, favorevoli 27, contrari 50, astenuti 1. L'assemblea non approva. Spiegare chi è questo Teresi? Ma Teresi è uno della famiglia.
quale famiglia mafiosa? Villa Grazia. Quando Cuffaro le dice che l'incontro si sarebbe tenuto da Teresi, le chiede se lei conosceva questo Teresi, le dice qualcosa o le dice semplicemente l'incontro si farà da Teresi? Mi dice l'incontro si farà da Teresi, ti prego gentilmente di mandarmi la persona possibile. Allora io che cosa ho fatto? Immediatamente chiamai allora un personaggio che era un ragazzino, però aveva dei natali illustri. Sto parlando di Pullarà, Santino Pullarà. E nello stesso tempo avvisai anche dei personaggi, diciamo, illustri. Sto parlando di Santino Mezzanasca, sto parlando di Nino Gioè. Santino Pullarà, capo mafia di Santa Maria di Gesù, pluriomicida, e oggi condannato al carcere a vita. Santino Di Matteo, detto Mezzanasca, della famiglia di Altofonte, collaboratore di giustizia, ha confessato di aver partecipato alla strage di Capaci. Nino Gioè è morto suicida nel carcere di Rebibbia. Il 23 maggio 1992 era tra i killer di Giovanni Falcone, della moglie e della sua scorta. Io adesso farò delle interviste. Sì. Per far parlare le persone che stanno protestando per sapere chi sono e che cosa vogliono. A pochi mesi di distanza dalla cena elettorale raccontata da Angelo Siino, nel settembre dello stesso anno ci fu la staffetta tra Samarcanda di Michele Santoro e il Maurizio Costanzo Show in onore di Libero Grassi, un imprenditore che ha pagato con la vita la sua denuncia delle collusioni tra mafia e politica. Quella sera davanti al televisore c'erano tutti, anche il boss Giuseppe Gutalauro e Salvatore Aragona. Ma io, guarda, ho sempre avuto la simpatia. Non mi credo. Perché rispetto ad altri che sono cagarini, questo è una persona normale che sa fare quello che è, eccetera. Di certo deve fare il politico. Dico, un politico come a dire io questa cosa così la posso fare da così piuttosto che così. Allora, mettiamo l'acqua. Tutto sommato, tutto che fa quando si presentò già il caduto, diciamo, Teatro Massimo, cioè, come conosciamo tutto il mondo. Io con simpatia direi che cazzo, finalmente uno che sbaglia, non si è detto, non è compassato o assomiglio tutto, si è comportato da cristiano emotivo. In realtà non sbagliando, non me ne sto fottendo niente. Ma che cazzo fa? No, voglio parlare prima con il signore lì. Vuole venire avanti, per cortesia? Vuole venire qui? No, venga qui, venga qui. Venga qui. Venga qui. Venga qui. Venga qui. Venga qui. Allora, dica quello che c'ha da dire. Se mi dà il microfono parlo liberamente. Voglio dire soltanto che qui stasera... Vorrei parlare pure io. Siccome ho sentito pazientemente, ho ascoltato per 3 ore tutte le buffonate che avete costruito, chiedo 2 minuti in silenzio. Credo che abbia il diritto di farlo. Solo 2 minuti. C'è in atto una volgare aggressione alla classe dirigente migliore che abbia la Democrazia Cristiana in Sicilia. Una volgare aggressione. Questa è la civiltà, vede? L'avete costruita sapientemente perché avete bisogno di delegittimare le persone migliori che abbiamo perché questa Sicilia vada sempre più in fondo. Perché quello di stasera, il giornalismo mafioso che è stato fatto stasera, fa più male alla Sicilia di 10 anni di delitti. Questo avete fatto stasera e non ve ne rendete conto. Se siete servi di qualcuno... Se siete servi di qualcuno, se servite a qualcosa, va addebitato alle vostre coscienze. Le vostre coscienze devono rispondere del danno che avete fatto alla Sicilia.
sentito le mettiamo Cuffaro che è a Partinico invece di essere a Palermo alla commemorazione di Falcone, no? I titoli, la politica, Totò Cuffaro diserta la commemorazione di Giovanni Falcone preferendo l'arena elettorale delle amministrative a Partinico. Io sono venuto qui a proporre la mia idea di governo e la mia proposta perché possa continuare ad esserci sviluppo a Partinico e in Sicilia. E come avete visto sul palco, insieme con un Cuffaro c'era anche l'onorevole Cintola, l'assessore, il suo assessore al bilancio. Appunto su Cintola, nuove indiscrezioni relative alle dichiarazioni di Giusy Vitale su Salvatore Cintola. Stando a quanto riporta l'agenzia giornalistica ANSA, Cintola sarebbe amico personale di Giovanni Brusca, al punto tale di dar vita per le elezioni comunali di Palermo nel 93 a liste amiche della mafia. Avrebbe addirittura condiviso il progetto politico di Giovanni Brusca di creare un partito espressione diretta di Cosa Nostra. In cambio la mafia avrebbe sempre sostenuto le politiche dell'assessore di Cuffaro. Amo Partinico, l'amo da quando con quasi i calzoncini corti da questo stesso posto cominciai una campagna elettorale e la cominciai all'indomani della morte di mio padre nel 1966. Un nato bene dove stava il diritto, dove stava la legge, dove stavano le guardie e dove stavano i ladri. E mi insegnò a stare con le guardie, non con i ladri. Le polemiche di questi giorni non possiamo sottrarre. Non ci sono polemiche per me, sono giornalistiche. Lei appunto, avendo avuto una lunga carriera, di ombre ne ha avute diverse. Ma queste sono panzanate vostre, ragazzi. No, a queste domande non rispondo. Ma è quello, è così, hanno già così risposto i magistrati, no, dicendo che non c'era nulla. La vicenda Vitale invece uguale. Aspettate il giudizio dei magistrati, non dei giornali, perché io i giornali li ho già chiamati a pagare. 7-23 maggio lei che cosa ha fatto il giorno delle celebrazioni della morte di Falcone? Posso chiedere? Adesso non me lo ricordo. Le panzanate dei giornali sono la cronaca delle accuse dei pentiti, secondo i quali Cintola è stato il riferimento politico privilegiato dei Brusca. Accuse mai provate. San Giuseppe Jato è il paese dei Brusca. Questa è uva bianca? Sì. Questa era di suo papà? Di mio suocero. Di suo suocero. E qua lavorava mio marito, dove ha sempre lavorato, fin dall'età di 6 anni. Sembrerà assurdo, ma mio suocero se lo portava insieme fin da quando era piccolo. E voi non avete più adesso questa terra? No, è stato venduto questo terreno, perché con le spese, dopo la detenzione di mio marito, ci sono delle spese da sostenere, degli avvocati. E quindi siete stati costretti a... Sì. Lui era da solo qua? Sì, come vedo è un posto molto sperduto. Qui non c'è niente? No, non c'è nessuno, completamente. E a un certo punto che è successo? Si è visto arrivare Enzo Brusca. Enzo Brusca, sì. Noi qui siamo a quanti chilometri da San Giuseppe Jato? 2-3 chilometri. 2-3 chilometri. Ah, mi fa impressione. Perché qua sono state uccise molte altre persone. Qua dentro sono state sciolte nell'acido, ammazzate e sciolte nell'acido. Torturate e anche altre persone. In questo casolare fu tenuto prigioniero il piccolo Di Matteo, prima di essere strangolato e sciolto nell'acido. Pazzesco, quelli stavano qua a stare.
Strano che sia tutto aperto. Guarda il bunker. Guarda il pavimento, da lì si abbassava. Pazzesco. C'è una grata di ferro. Questo pavimento si abbassava e probabilmente il piccolo di Matteo stava là. Perché anche la vita delle nostre bambine. Voi avete due gemelline. Hanno lasciato il padre quando loro avevano 6 mesi. Stanno crescendo senza l'affetto del loro padre, già cominciano a chiedermi perché papà non dorme insieme a noi, io voglio a papà. C'è già una situazione, pregano la sera quando vanno a letto, pregano il Signore che papà trovi una macchina, venga e non se ne vada più. Cioè questo è brutto, perché noi siamo stati offesi, umiliati dalla mafia e ora anche dalla giustizia. Perché la giustizia non può condannare una persona innocente a 20 anni e 6 mesi di carcere. Perché loro sanno e hanno in mano chi è stato a commettere il delitto. Non capisco cosa c'entra mio marito in tutto questo. Non avrebbe avuto pace mio marito se soltanto avesse pensato che ci fosse il bambino. È una chioccia mio marito con i bambini. Antonino Foma non è stato condannato perché faceva parte di Cosa Nostra e nemmeno per aver partecipato all'uccisione del piccolo di Matteo, prigioniero di Enzo Brusca e Vincenzo Chiodo. Foma è stato condannato perché, se avesse denunciato i sequestratori, il bambino si sarebbe potuto salvare. Ma io lo conoscevo da ragazzo, quindi non avevo mai... Ma lo conoscevo non che avevamo avuto a che fare, lo conoscevo ciao come ragazzi di paese, ma in un piccolo paese la gente si conosce, non è che siamo una grande città. E quando si è presentato gli ha detto: io sono Enzo Brusca, sì, ti ricordi? Sì, sono io. Sì, ma hai bisogno di qualcosa, mi sono messo a disposizione di tutto. Quando mi hanno detto che... Dice, io abito qua. Beh, sono rimasto... Ma come mai è possibile? Dice, senti, dice, se qualche volta mi puoi coltivare il terreno con il, che io c'avevo dei mezzi. Dice, beh, se hai bisogno. Dice. Un giorno mi viene Monticciolo. Un altro di questi che giravano intorno alla latitanza di Brusca. Sì, si chiamava Giuseppe Monticciolo, che adesso è collaboratore di giustizia. Dice, senti, dice, mi può fare una cortesia? Dice, se posso. Dice, senti, dice, per ora c'è un piccolo problema. Dice, che problema abbiamo? Dice, siccome, dice, sai, il chiodo, dice, per ora non può essere in giro, se ci portavi un pochettino di mangiare, visto che tu hai il terreno là. Dice, ma che cosa ci devo portare? Dice, un po' di pane, un po' di formaggio, se ha bisogno di qualcosa. Beh, ci vado, incontro là il chiodo. Dice, senti, dice... Mangiare non serve per me, buttiamo la carta a tavola, ci viene a terra, ci viene qua, ci ti faccio vedere, ci metti di questo, ci dai, mettilo, non avere paura, tipo che era una cosa normale, che stavamo, ma perché mi devo mettere questo cappuccio? Tutto ad un tratto scendiamo, vedo che questo, un ascensore che scende, come già vedo distaccato, faceva per giunta il rumore, vedo distaccato da terra quasi 50 centimetri, quasi un metro, vedo che andiamo giù, io butto un salto, esco fuori, mi sono spaventato, sono scappato, ho buttato tutte cose all'aria, sono uscito di là, e allora lui mi viene dietro correndo, mi arrende, dice, ma io mi sono spaventato seriamente, dice, ma cosa hai visto? Ma io non ho visto niente, ma tu che cosa vuoi da me? E, comunque... Ci ho detto, senti, io non voglio sapere nessuna storia, ammazzatemi, fate quello che volete, ma io non voglio sapere nessun fatto vostro, né cosa fate né cosa non fate. Dice, ma là c'è un amico nostro, cosa ci viene qua, non voglio sapere niente. E se lei avesse saputo che in quel maledetto casolare c'era un bambino, lei si sarebbe rivolto alle forze dell'ordine? Sì, un bambino non ha nessuna colpa, a prescindere dalle colpe che può avere il padre o qualunque altro, o il parente. Ma il bambino è l'innocenza, che quale colpa può avere un bambino? Quanti anni ha fatto fino adesso di carcere? Ma circa, fra poco, sono 4 anni. Non auguro il carcere a nessuno,
Però non ci dimentichiamo che quelli che hanno sequestrato il bambino, gli ideatori di tutto questo, sono che passeggiano fuori. Quello che ha strangolato il bambino, me lo dicono, non si è fatto mai neanche un giorno di carcere. Quando è stata l'ultima volta che ha visto le sue gemelline? Ma qualche mesetto fa. Che posso chiederle che cosa pensa quando le guarda? Qual è il sentimento che prevale? Poi la cosa è... Non me la sento di rispondere perché c'è un amore dentro per queste bambine grandi. Perché però al contempo stesso... Capisco che non ci posso dare aiuto, non ci posso dare amore, poi penso che queste bambine, con l'andare del tempo, vengano alla conoscenza che il padre è in carcere per una cosa che non ha mai commesso. Sì, quelli erano mafiosi, ma lo Stato, con la penna, uccide pure le persone. O no? A me mi hanno ucciso. Non potete voi rubare la vita alle persone così. Non potete. Non potete. No. Assessore, buongiorno, Stefano Bianchi, ti ricordo Alberto Garzini. Come sta, assessore? No, ci eravamo lasciati con la che era ancora infondata la notizia della sua iscrizione al registro degli indagati, nel frattempo è avvenuta. Ci hanno comunicato che è avvenuta. Sì, sì, allora? La notizia è ufficiale, è stato iscritto nel registro degli indagati. La giustizia ha fatto cosa? Perché Giuse Vitale la chiama in ballo perché per essere l'anello di congiunzione fra... No, questa cosa non le ha detta. Lei fa domande no. Scorrette. Se è una domanda, lei mi dice che non è così. È una domanda scorretta. Quindi non è Giuse Vitale che la chiama No, non lo so chi è. Lei sa molto più di quello che so io. Io lo capisco che dovete fare audience. Sono scritte sui giornali queste cose. Ma se i giornali sono suoi colleghi di giornalisti che io apprezzo e stimo. La verità invece le dà la procura. La procura credo che stia facendo cose diverse. Possiamo chiedere a lei quello che per esempio non abbiamo chiesto al presidente Cuffaro? Per esempio, no, volevamo... cosa da chiedere no, al presidente Cuffaro? No, per assessore, cioè, visto che lei è assessore al bilancio. Cioè, lei cosa pensa una di questa... buona giornata. Di questa... voglio appena... No, di questa... Una di questa giornata di festa per noi. A Roma, il 3 luglio 2005, si conclude il congresso nazionale dell'UDC. Non possiamo fare l'errore capitale e imperdonabile di lasciare ad appannaggio del centro-sinistra e di quei partiti la questione morale e la lotta alla mafia. Guai se noi facessimo questo errore. La lotta alla mafia e la questione morale sono troppo importanti per essere piegati e strumentalizzati nelle logiche e nelle convenienze politiche. Reagire alle strumentalizzazioni quando ci sono è giusto e noi lo sappiamo fare, Presidente del Congresso, ma reagire alle strumentalizzazioni non può significare dimenticare queste questioni. Noi dobbiamo essere in prima fila. Se siamo una forza nuova che guarda al futuro del paese, non ci possono essere compiacenze. Alla fine di questa storia c'è un video. Due uomini. Uno lo conosciamo, quello con la camicia a quadretti. È Mimmo Miceli, il candidato appoggiato da Guttadauro alle elezioni regionali. L'altro è Vincenzo Greco, cognato di Guttadauro. Vincenzo Greco è medico, ha 52 anni e al momento di questo incontro ha addosso una condanna definitiva per reati di mafia. Ha curato il killer di Padre Pugliesi, Salvatore Grigoli, quando era latitante.
I due amici medici hanno un appuntamento e i carabinieri sono qui con la telecamera perché hanno intercettato una telefonata il giorno prima. Pronto? E Vincenzo, Mimmo. Mimmo, ciao. Senti una cosa, domani mattina lavori tu? Sì. Ci possiamo vedere alle 8:30 così prima che tu vai a lavoro? Alle 8:15? Non dipende da me, anch'io ho difficoltà. Le 8:30 all'hotel Excelsior. Alle 8:30 là? Va bene. Ci vediamo là, mi aspetti fuori? Sì, sì. Non aspettiamo che viene Totò. Cuffaro dirà: dovevo incontrare Miceli con un altro collega medico, ma non sapevo chi fosse questo collega. Arriva una macchina blu. E scende Totò Cuffaro. È stato eletto presidente della regione da 3 settimane. Baci e abbracci e poi spariscono dietro le piante. Non ce la darà mai l'intervista, presidente. Mai ce la darà. Tutta la star, tu non c'è. No. Secondo me era il 2001. No, durante la campagna elettorale, presidente. Il suo pupillo politico Miceli andava a casa del boss Guttadauro. Com'è possibile questa cosa? Un'altra domanda, perché a casa del boss Guttadauro si prevedeva l'elezione del prossimo direttore generale di Villa Sofia, che è un suo compagno all'università? Presidente, ricostruire quella vicenda, addirittura Miceli e sua moglie, Giacomo Chiarelli, erano in società, no? Avevo un laboratorio di analisi che è stato poi comprato da Aiello, quindi se Aiello è... Presidente, erano poche domande. In Sicilia, chi sei veramente? Come faccio a saperlo? Sei un politico, un mafioso, un giornalista, un carabiniere? Sei un padrino o un primario? Caro padre, caro padre adorato, grazia per i malati, grazia. Grazia, ma non saporoso! Grazia! Un signore che le dice tutti i malati! Grazia, ma non saporoso! Grazia! I camici sono bianchi, le cliniche sono bianche, i colletti sono bianchi. E se anche la mafia è bianca, come faccio a vederla?